Grazie, buonasera a tutti, grazie Ministro di essere qui. Firmiamo questo protocollo importante che formalizza un impegno che ci eravamo presi come Regione Lombardia di costituire questo tavolo di verifica dell'attuazione della riforma, un tavolo congiunto Regione-Ministero. Tutto parte, come forse ricorderete, dall'approvazione della legge di riforma e evoluzione del sistema sociosanitario, che rappresentava una forte novità rispetto al sistema organizzativo del sistema sanitario nazionale, forte novità riconosciuta dal Ministero, che poteva anche, come qualche volta succede, da parte del governo impugnare la legge di fronte alla Corte Costituzionale, perché rappresentava appunto una modifica delle norme da questo punto di vista organizzative nazionale. E invece il ministro Lorenzin ha avuto la capacità e il coraggio, devo dire, anche di dire ok, non la impugno perché la considero così innovativa da rappresentare una sperimentazione. Voglio vedere se questa sperimentazione sarà davvero efficace e quindi facciamo un monitoraggio dell'attuazione di questa nuova legge di riforma per vedere se i risultati che vi promettete di ottenere saranno effettivamente raggiunti. Noi abbiamo accettato la sfida e assieme oggi costituiamo questo tavolo di monitoraggio che avrà due verifiche, la prima dopo un periodo di 3 anni e la seconda dopo i 5 anni che abbiamo stabilito come termine per la verifica. Al termine di questi 5 anni quindi, ma io mi auguro anche molto prima, saremo in grado di valutare i risultati che certamente ci saranno, ne sono assolutamente convinto, e questo potrà consentire al governo, al ministero, valutati gli esiti dell'attuazione della riforma, di dire ok, questo può essere un modello, questo è il modello che può essere esteso anche ad altre regioni. Noi abbiamo questa ambizione, caro ministro, di fare una cosa così anticipatrice dei tempi che pensiamo potrà essere davvero il modello del futuro. Come sai, la nostra legge di riforma prevede due principi: uno, la libertà di scelta, che sì, da parte del cittadino, struttura pubblica o struttura privata, questa è una caratteristica della Regione Lombardia, la presenza fortemente integrata dei due sistemi, ma la seconda, che è il principio che ispira la riforma, è passare da curare il malato a prendersi cura del malato, cioè la cronicità, che è ciò che aumenterà nei prossimi anni, nei prossimi decenni, i malati cronici con l'aumento dell'età. Il malato cronico non sempre ha bisogno di un ricovero d'urgenza, ma ha bisogno, anche quando ce l'ha, di essere poi assistito fuori dall'ospedale, sul territorio. E noi mettiamo in capo appunto alle strutture, alle nuove strutture che abbiamo chiamato ASST, le ex aziende ospedaliere, proprio mettiamo loro in capo il compito di prendersi cura attraverso percorsi personalizzati. È complicato, difficile, richiede un cambiamento anche di cultura e di mentalità, ma pensiamo che la sfida sia ambiziosa e vogliamo vincerla. E voglio ringraziarti davvero per aver accolto la nostra richiesta e lavoriamo insieme, perché è interesse comune fare in modo che il sistema lombardo, per quanto mi riguarda, ma quello nazionale, sia adeguato ai tempi e dia le migliori risposte possibili con il minor costo possibile. Noi prevediamo, e concludo, che a regime la nostra riforma possa portare risparmi per circa 400 milioni di euro. Forse non dovevo dirtelo perché sennò mi riduci il fondo regionale, ma sono soldi nostri che lasceremo nel sistema, lasceremo nel settore per rendere ancora più efficiente i servizi che noi già eroghiamo con un livello e con uno standard piuttosto elevato. Ho concluso, ti ringrazio.